Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi vi faccio finalmente il mio primo vero book haul. In realtà il primo book haul lo feci un bel po' di tempo fa, ma questo io lo considero molto di più un book haul rispetto a prima. Se riesco vi faccio vedere tutti i libri. Sappiate che alcuni libri sono in ebook e altri sono fisici. Più c'è una cosa speciale, diciamo, che è molto molto speciale, quindi quando riuscirò a prenderli. Ta-da! Queste qua sono tutte le cose fisiche che ho preso, ma ovviamente non sono le uniche cose che ho preso, perché come sapete, oltre ai fumetti, adesso leggo anche molto 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 di più libri. E partire dal primissimo, che questo l'ho preso il 31 ottobre, però entrerà qua dentro lo stesso perché comunque devo farlo vedere. Ed è questo qui, il primo capitolo della saga del dominio di Licia Troisi, conosciuta in Italia, in tutto il mondo più che in Italia, per la saga del mondo emerso. E questo è il primo capitolo, L'Ame di Mira. Edito da Mondadori con copertina rigida, sovracoperta, e per un costo di 19 euro, però io avevo il 15% di sconto con la carta soci dell'Ipercop. Appunto, avete il 15% di sconto sui libri e quindi appunto io l'ho pagato col 15% in meno. Quindi 16 e 15 e 19. Non è fantastica, questa copertina è bellissima. Io non vedo veramente l'ora di finire questo video per rifugiarmi nella lettura, perché ho aspettato questo video per iniziare a leggere questo libro, pensate un po' voi. Poi, visto che mi è piaciuta tantissimo, tantissimo, veramente tantissimo il libro di Twilight, ovviamente sono andata a recuperarlo, se riesco a metterlo giusto. Io ho preso questa versione doppia, la versione con Twilight e Life and Death, appunto Twilight e Life and Death. Life and Death io ho iniziato a leggere tipo le prime 3 pagine e poi l'ho piantato perché avevo già altri libri in lettura e ovviamente non posso mettermi a leggere 5 libri insieme, cioè veramente pesante diventa. E quindi appunto l'ho piantato lì, anche se veramente non vedo l'ora di andare avanti. Questo è di Stephen Meyer, edito dalla Lane, che è diventata Lane Ya, boh, per un costo di 13 euro, che però, 15 euro, che però qui non si vedrà mai. Infatti c'è scritto qui, ma so che non si vede. Infatti non si vedrà mai. E niente, ho preso questo. Poi, sempre visto che sono in tema Twilight, vi parlo anche del secondo capitolo, ovvero New Moon. Sempre stessa cosa, stessa edizione, praticamente, solo che questa è la costina rossa. Tra l'altro è un bel rosso, rosso fragola, mi piace un sacco come colore, molto molto bello. Questo invece l'ho pagato 13 euro. E questo tra l'altro l'ho comprato oggi e mi piace perché è tutto molla molla molla. E hanno queste qui, non mi viene il nome adesso. Comunque non vedo l'ora anche questo di leggerlo, ovviamente. Poi veniamo a un libro un pochino più nerdoso, perché ho preso il secondo capitolo, secondo e ultimo capitolo di Phantom Ballet su Sword Art Online, edito da J-Pop, per un costo di 12 euro, con la copertina sul verde, verde militare diciamo, bianca. Guardate quanto è grosso, è enorme, cioè, sì, vabbè, non è grosso come New Moon, però manca poco, ci manca veramente. No, non è grosso come New Moon, però ci manca veramente poco ad esserlo. E anche questo, ovviamente, adesso sto leggendo Fairy Dance, quindi poi vi parlerò di Fairy Dance e poi più avanti spero di riuscire a parlarvi anche di Phantom Ballet, quindi questo ho preso. Poi ho preso anche dei libri in ebook di cui volevo parlarvi, appunto. E poi parlo della cosa speciale. Come in ebook vi parlo di, ovviamente compariranno le immagini qua, Cinder. Cinder Cronache Lunari, il primo volume della catena saga Crisalide, mi sembra che si chiami, di, non mi ricordo chi, Marissa Meyer, mi sembra. Marissa Meyer, sì. E niente, mi sono andati i capelli. Questo l'ho già letto e ve ne parlerò nelle letture autunnali. Come secondo libro nel book che ho preso è stato Alice in una bolla di Francesca Pellegrini. Questo libro non l'ho ancora letto, penso che lo metterò nelle letture invernali perché proprio non inizierò neanche in questo autunno. Vedete l'immagine qui. Ah, tutti i libri che ho preso nel book pensate che ne ho pagati più di 3 euro, quindi non mi ricordo se 1,99, 2,99 o 0,99, ecco, quindi non più di 3 euro comunque. Poi ho preso, che ho già letto,
Beauty and the Cyborg di Miriam Ciraolo, 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 non so come si dica. Anche questo ho pagato pochissimo e questo l'ho preso perché aveva citato il piccolo Ruby, che ora volevo appunto vederci il film sopra, avevo voluto vederci un film su questo libro e io ho detto, ah ma non l'avevo mai visto, ho detto, ah, beh proviamo a leggere, poi sì vabbè 1,99 quindi leggiamo. Perché poi quando costano così poco, come fai a dire non lo leggo? Cioè costa pochissimo. Appunto. Poi ho preso. Se ci arrivo in tempo, Alice from Wonderland di Alice a Coppola. Questo l'ho già terminato e ve ne parlerò nelle letture autunnali. E poi ho preso due libri. Uno l'ho preso l'altro ieri, che è Warm Bodies, che di Isaac Marion. E ne avevano fatto un film un po' di tempo fa, sempre dei stessi creatori di Twilight. Questo libro l'ho preso perché l'ho pagato 50 centesimi. Quindi. Sì, sono al 68%, penso che verrà inserito nel tuo autunnale anche questo. E poi, come ultimo libro, è sempre da J-Pop, ovvero Danmachi, Light Novel di Danmachi, appunto, di Fujino Omori. In edicola, in fumetteria sono usciti, mi sembra, i primi 3 volumi, e dovrebbero essere tipo 11, cose del genere. Quindi io l'ho pagato su un ebook 2,99 euro, quindi l'ho preso in ebook perché 12 contro 2,99 euro. Cioè, volete mettere veramente? Quindi ho preso appunto questo qua e anche questo qua in lista di lettura, ovviamente. La lista di lettura, io qua ho 115 elementi in lista di lettura e quindi appunto ho un sacco di libri da leggere. Come ultima cosa di cui volevo parlarvi oggi, che è stata una cosa che ho preso oggi, in realtà l'avevo ordinata e mi è arrivata, sono andata a prendere felicissima. Vi parlo di questa qui, che non si vedrà niente da lì. La graphic novel di Twilight. In realtà io ho tentato a non prenderla perché comunque dicevo, sì, è bello il libro, però proprio diventare fan così mi sembrava una cosa un po' brutta. Poi ho detto fancuccio, che significa, francamente. Così ho preso appunto la graphic novel, l'ho fatta ordinare 14,50, 14,50 appunto. E non l'ho ancora letta, però sfogliati, i disegni sono veramente belli. Sono un po' in stile realistico barra manga, non è proprio tutto realistico e non vedo l'ora di leggerla. I disegni sono veramente 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 belli. Non voglio aprirla più di tanto perché è praticamente nuova, quindi i disegni, le pagine sono molto chiuse. E questa è disegnata da Young Kim e niente. Questo è stato il mio ultimo acquisto di oggi, il mio ultimo acquisto di libri, tra virgolette, perché comunque ho inserito nei libri, però non è proprio librosa di novembre. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!